Perché sono finita in una relazione super tossica? Domanda molto importante, mi scuso per la voce, oggi ho un po' questa voce qui, ieri ho preso un po' di freddo. Allora, per quale motivo una persona tende a finire in una relazione super tossica? Ci sono tantissimi motivi. Innanzitutto, cerchiamo di capire cosa significa relazione super tossica, perché spesso diamo per scontato il significato di questa definizione. Non è tossica una relazione dove tu non piaci a qualcuno che non ti considera e che ti manda chiari segnali che tu non gli piaci. Ecco, questa non è una relazione tossica. Può essere tossico il modo di affrontarla, cioè il fatto di zerbinarsi ulteriormente, cercare in tutti i modi di far cambiare quella posizione. Ma non è tossico questo. Tossico è quando una persona ti manipola, tossico è quando una persona resta con te pur denigrandoti, scaricando su di te la responsabilità delle sue mancanze di rispetto. Tossica è una relazione dove una persona non si mette in discussione, ma mette sempre in discussione te. Tossica è una relazione dove qualcuno ti mente in maniera spudorata, in maniera anche premeditata. Queste sono relazioni tossiche. E ciò che le rende tossiche non è neppure questa serie deplorevole di comportamenti, ma è tossico il modo con il quale viene affrontata, cioè insisto e continuo a stare all'interno di un rapporto anche quando mi sono reso conto che ha queste caratteristiche. Questo poi diventa tossico. Molte persone si chiedono come mai accetto questo, come mai resto in una relazione di questo tipo. Il fatto è che una delle caratteristiche principali della dipendenza affettiva è quella di mettere in atto un copione, il copione del salvatore, cioè io in qualche modo mi approccio a persone che hanno bisogno di aiuto, persone che devono essere in qualche modo, tra virgolette, salvate, cioè persone che hanno bisogno di qualcuno e gli dia molto in cambio di poco. Qual è il motivo per cui il dipendente affettivo mette in atto questo copione? Come un attore che ha il suo copione deve interpretare questo personaggio. Il motivo è perché il modo di amare che ha conosciuto il dipendente affettivo molto spesso è rivolto a persone che hanno questa caratteristica, cioè quella di essere piuttosto anaffettive, manipolative, di non fare autocritica. Queste sono caratteristiche ovviamente di forte, tremenda insicurezza. Queste persone finiscono per essere viste come forti dal dipendente affettivo perché? Perché il dipendente affettivo gli dà tanto, sta con loro a lungo, si dedica a loro molto e quello che fa successivamente è di vedere queste persone come persone che non cambiano mai, che non modificano il loro punto di vista, che sembrano in qualche modo inscalfibili e questo le fa pensare loro alla persona con dipendenza affettiva che il partner, la partner che ha quelle caratteristiche sia forte. In realtà non è forte. È una persona che non può mettersi in discussione in nessun modo e di conseguenza anche la minima messa in discussione metterebbe in crisi il loro sistema, la loro identità e di conseguenza rigettano tutto all'esterno. Lo spiego molto meglio anche facendo riferimento ai sistemi dell'attaccamento sul corso Indipendenza Affettiva che trovi su www.coachgiustimassimo.it. Io a tutte le persone che ritengono di avere un problema di dipendenza affettiva quel videocorso lo consiglio caldamente perché l'ho messo di proposito al costo di una sessione di terapia, una sola sessione di terapia con me perché volevo che avesse la maggiore diffusione possibile. Tra l'altro ne sto preparando un altro che è molto più ampio, più approfondito, ma che non potrà avere quel costo, che ovviamente avrà un costo più alto. Quindi io personalmente vi consiglio di avere di vedere quel corso perché davvero ha dei contenuti di altissimo valore, grandissimo valore e le persone che l'hanno visto, che hanno fatto gli esercizi, mi hanno dato delle conferme, dei riscontri, dei feedback molto positivi. Il fatto è che il dipendente affettivo ha la tendenza a cercare in qualche modo essere attratto da persone che hanno bisogno di quell'attenzione in più, che hanno bisogno di quella dedizione. In realtà non è attenzione, è dedizione. In questo si sentono di far valere quella loro parte molto attenta alla relazione, molto attenta all'altro e che è una bella parte,
ma che non controllano, di cui non sono molto consapevoli e finiscono per immergersi continuamente nella relazione con l'altro, tollerando e accettando cose che di fatti sono inaccettabili. Il fatto è che chiedersi perché sono finito in questa relazione, di fatti è un modo, anche questo, per distrarsi dal vero problema, e cioè dal fatto che devi imparare a stare senza questo genere di relazioni, devi imparare ad affrontare le tue difficoltà emotive di qua, quando sei in una relazione. Quali sono queste difficoltà emotive? Quella di mettere delle distanze, dei giusti confini. Cioè, io ho le mie esigenze, le mie amicizie, le persone che frequento e non rinuncio a queste. Continuo a vivere la mia vita anche se ci vediamo. Qualcuno dice, ma nel momento in cui trovi un partner, per quale motivo non dovresti dedicarti a quella persona se ti interessa? Perché quel partner, quella relazione domani potrebbe non esserci, ma tu invece con te stesso ci sarai ancora. Quindi hai bisogno di dedicarti a te stesso, nonostante una relazione, nonostante un innamoramento. Devi metterti in testa che è fondamentale per te continuare a coltivare la tua identità. Questo vuol dire mettere dei confini. Altro, quindi non rinuncio ai miei spazi, altro modo di mettere i confini. Il fatto di dire ok, ci sono dei comportamenti tuoi che non funzionano, che non vanno bene perché mi offendono, e io questo te lo dico. Per quale motivo questa persona poi li rifà? Perché non capisce e allora glielo rispiego. In realtà non è che non capisce. Il fatto è che ha bisogno di mettere che tu sia la persona che si mette in discussione e siccome prima o poi ti ci mette in discussione, come il bambino che insistendo tiene la marmellata o la cioccolata, la persona diciamo più anaffettiva all'interno della relazione tende a mettere in discussione l'altro perché in quel modo evita di mettere in discussione se stesso. Ecco, questo è un aspetto fondamentale. Il dipendente affettivo si focalizza sul dire ma perché fa così? Ecco. Perché ha la sua storia, perché ha i suoi problemi, ha le sue difficoltà, questo non ti deve interessare. Cioè, la persona con dipendenza affettiva ha un copione per cui tende a prendere un partner che non è pronto a stare in una relazione, pur magari essendo anche una brava persona, però all'interno di quella relazione non è in grado di starci, perché non è in grado di mettersi in discussione, non è in grado di venire a certi compromessi. Non mette la relazione in primo piano, mette sempre se stesso in primo piano. Quindi fondamentalmente non è adatta alla relazione. Il dipendente affettivo prende questa persona e ci vuole mettere dentro il partner ideale. Invece dovrebbe fare all'incontrario, dovrebbe avere un'idea del partner ideale e vedere se quell'idea si incastra con la persona che incontra. È questo il processo che andrebbe fatto. Mentre il dipendente affettivo trova un partner e ci vuole infilare dentro quello che non c'è. Ecco, perché? Perché alla fine è giusto credere negli altri, è giusto pensare che le persone possano migliorare, certamente, ma non ha nessun senso, è sbagliato, è stupido, è sciocco, è controproducente, chiamalo come ti pare, dedicare così tante energie, così tanto tempo fino a dimenticare se stessi per quell'altra persona. È necessario che ci sia quindi la disponibilità a fare che cosa? Per uscire dalla dipendenza affettiva. Punto 1, innanzitutto, devi essere disposto, disposta a stare con le tue emozioni, non con le sue. Devi parlare di come si comporta lui o lei. Vedo anche in alcuni, qui in questo sottogruppo siete bravi. Però ho notato che alcuni commenti sono commenti di lui ha fatto, lui ha detto, io lì, io là, lui di fronte ai figli si è comportato così. Ecco, no, quello è sbagliatissimo, sei fuori tema, sei fuori binario, non ci stai capendo nulla, sei completamente sulla strada sbagliata. Totalmente fuori da questa strada giusta. La questione è che tu hai il diritto di essere così, ma quella strada è la strada che ti porta a essere dipendente affettivo. Fine della discussione. Quindi, come si fa? Si fa in un'altra maniera, ovvero quello che devi fare è questo: è quello di dire, ok, io parlo di me e delle mie emozioni, punto, non parlo delle sue. Seconda cosa. Parlo del mio atteggiamento, come io reagisco al suo comportamento, non di come lui o lei reagisce al mio. Cioè, quindi, abbiamo discusso e mi ha detto che sono una persona pesante, ecco, e che sta troppo dietro ai piccoli dettagli.
Ecco, e io non capisco perché reagisce così. Punto di vista sbagliato. Qual è il punto di vista giusto? Mi ha detto che sono una persona pesante, sto troppo attento ai piccoli dettagli. Beh, ecco, anziché pensare di avere ragione a dare importanza alle cose a cui do importanza, mi sono messo in discussione, ho iniziato a pensare se avesse ragione lui, lei, per 2 giorni, 3 giorni, 4 giorni, anziché rendermi conto di cosa? Che al di là di ciò che è giusto o sbagliato, per stare in una relazione ti devi occupare tu dei miei bisogni come io dei tuoi, non perché sono davvero importanti, ma perché per te sono importanti, perché per me sono importanti. E questa cosa deve arrivare reciprocamente, cioè tu lo fai per me e io lo faccio per te. Se soltanto uno dei due lo fa, ovviamente questa relazione è sbilanciata e non può funzionare, finirà per essere una relazione tossica se ci stai dentro troppo a lungo. Ma tossica per il tuo atteggiamento, non per come si comporta quell'altra persona. Terzo aspetto, devi essere disponibile a chiudere una relazione. Perché? Perché se non sei disponibile a chiudere una relazione, se pensi alla relazione come per sempre, errore tipico del dipendente affettivo. Ci vado a letto, ci esco, vedo questa persona 3 volte e subito mi immagino che sia per sempre, no? Questa cosa nel videocorso la descrivo veramente bene, faccio fare degli esercizi su questo. Ecco, la questione è che se fai questo genere di ragionamento, ogni consiglio, ogni video, ogni sessione di consulenza che tu possa prendere, quello che farai sarà soltanto cercare inconsciamente, neanche tanto inconsciamente, un modo per far funzionare una relazione che non funziona. Se invece tu sei disposto a rinunciare alla relazione, allora quello che farai sarà di lavorare per costruire il tuo modello funzionale di relazione, e se questa persona non ci sta dentro, non è adatta, semplicemente cambierai relazione. Ecco, quindi devi essere disposto o disposta, se sei una donna, a questo genere di situazioni. Senza queste premesse non può funzionare in nessun modo il discorso di venire fuori dalla dipendenza affettiva, perché tutto quanto sarà un adattamento a una situazione disfunzionale. Chiedersi perché anche, questo chiedersi perché è insistente o ossessivo, ma guardate che a forza di guardarvi dentro, poi diventate ciechi per un semplice motivo, per il fatto che nel momento in cui siete così concentrati sulle vostre domande, sui vostri perché, sulle vostre sensazioni, sulle vostre motivazioni, sul dare risposta a quello che voi pensate giusto, dentro la vostra testa, vi perdete di vista di guardare l'altra persona, il partner, la partner, di capire com'è davvero, di comprendere come funziona, di rendervi conto che effettivamente forse non è la persona giusta, perché ho preso una persona a caso e ci voglio infilare dentro qualcun altro. Ma questo qualcun altro non c'è, non è quello l'abito giusto, ecco, in cui mettere quella persona che io ho in testa. Questo è un aspetto fondamentale. Dipendente affettivo subito desidera avere la risposta immediata, secca, istantanea. Ma è una cosa assurda perché non c'è la ricetta magica. Tu hai bisogno innanzitutto di riorientare la tua attenzione su di te, cioè questo devi fare, ma non sulle tue domande, non sulle tue sensazioni, su quelli che sono i tuoi valori, i tuoi bisogni. E sulla tua capacità di gestire le emozioni. Questo vuol dire riorientarsi su se stessi, ok? Ecco, questo è molto importante. Quindi, a queste domande, mi rendo conto che nel sottogruppo siete molto bravi, però a queste domande vi invito davvero a dare un'attenzione particolare. Vi invito anche a guardare tutti i miei video della playlist Autostima e Video Coaching sul mio canale YouTube. Molto importante, non andatevi a vedere soltanto i filmati sulla dipendenza affettiva e sul narcisismo e basta andare a cercare informazioni su queste cose. Avete anche un po' rotto, adesso basta, cioè non vi serve sapere sempre le stesse cose che sapete, guardare questi video in continuazione cercando se qualcuno vi ridice la stessa cosa in un modo un pochino diverso. Dovete orientarvi su voi stessi, bisogni, valori, comportamenti, necessità, gestione emotiva, sono queste le cose su cui vi dovete riorientare. Quindi tutti quei video che ho fatto nella sezione autostima e video coaching sono molto importanti per riorientarvi
su voi stessi, su quello che per voi è importante, sui vostri bisogni e le vostre necessità. Tratto in alcuni dei video della playlist questa cosa anche dal punto di vista della dipendenza affettiva. Seconda cosa, il videocorso su coachgiustimassimo.it è una grande risorsa ad un costo irrisorio per adesso. Andatelo a vedere, diamo, e andatelo a vedere e dovete guardarvi queste 7 ore di video e basta, e fatela finita e guardate queste cose. Altra risorsa, nel videocorso, nella parte finale, ci sono tutti gli esercizi sulla gestione emotiva. Li metto, li descrivo, li conduco, quindi li potete anche riascoltare, no? Ecco, mentre li conduco. Alcuni di questi esercizi sono anche nella playlist Ansia e Stress sul mio canale YouTube, quindi andate anche a vedere, vi fate un'idea. Ma gli esercizi ben condotti per quanto riguarda la dipendenza affettiva sono in quel videocorso. Cercate di usare le risorse in una maniera razionale, in maniera utile per voi, ok? Non andare a riguardare quello che avete già visto su tutti i canali, tutti gli psicologi, tutti i life coach, vi girate per guardare le stesse cose. Basta. Riorientarsi su se stessi significa orientarsi sui propri bisogni, le proprie necessità, il proprio modo di stare in relazione e la propria gestione emotiva. Fine. Questo serve. Avete bisogno di queste cose. Quando faccio dei video su queste cose, le visualizzazioni vedo che sono molto inferiori. Per quale motivo? Sono quelle le cose di cui avete bisogno, diamine. Ok?